Ancora oggi le 17 operaie della Montello escluse illegalmente dall'appalto della Montello, dove lavorano oltre 500 lavoratori, lavoratrici, il 90% assunte tramite le cooperative, tutte donne, il 90% tutte donne straniere che lavorano a ciclo continuo nella separazione dei rifiuti nel grande appalto stabilimento della Montello. Sentiamo dalla loro viva voce la loro storia. Buongiorno a tutti. Abbiamo fatto la causa per il nostro mezz'ora e per quello facendo un cambio appalto ci hanno lasciato fuori 17 donne e per quello abbiamo fatto un'altra causa di urgenza e fino adesso non ci hanno risposto perché è quasi da un mese che siamo a casa aspettando la risposta del giudice. Ma solo per la nostra causa che abbiamo fatto per mezz'oretta e loro ci hanno lasciato fuori, ma scusami, parlare per i nostri diritti è una cosa sbagliata per loro, ma io sono libera per scegliere i miei diritti e doveri. Noi abbiamo fatto la causa per la mezz'oretta e loro ci hanno lasciato fuori nel cambio appalto. Ma non è giusto che nella vecchia cooperativa noi abbiamo fatto una causa verso la vecchia cooperativa, ma con la nuova non c'entra niente. Senza causa che ci hanno lasciato fuori, già un mese che noi siamo fuori, senza lavoro. Ma chi? Dal 2012 noi abbiamo pianto di nostra busta paga perché la 8 ore paga 7 ore e mezzo. Noi abbiamo chiesto solo i nostri diritti, anche noi lavoro, il giorno di festa, ferie, anche il 25 di dicembre, noi lavoro anche in Montello, tutto pieno sempre. Noi abbiamo solo chiesto, anche tutto quello lì, noi non è apparato che noi non vuoi lavorare, solo ha chiesto di pagare pieno di 8 ore, per quello loro ha lasciato noi fuori, per nostra causa. Quindi noi possiamo chiedere a tutti in Italia che noi non possiamo chiedere il nostro diritto al lavoro che noi facciamo. Il 17 donne, rispetto di leggi, rispetto di accordo, rispetto di leggi, e tutta la mondo. Però è loro, 17 donne, chiesto i suoi diritti. E loro ho mandato a casa e fare in cambio appalto, c'è dentro CGL, ha fatto accordo, si è scritto tutte le nomi dentro, è passato, e vecchia cooperativa di Ecovalto Stato di Sezione di tutte le donne. Per questo momento, primo di ottobre, e loro, e per un bello, tutte le cooperative dicono non posso entrare perché gli ha chiesto i suoi diritti, sua presidenza. Non posso dire questa cosa che non posso entrare, le 17 donne gli ha chiesto i suoi diritti. Il suo diritto da mezz'ora, che 8 ore, che fanno lavorato di 8 ore, paga 8 ore. Non diciamo di 7 mesi. Queste donne, e siamo tutti insieme, non solo 17, siamo tutti 66 persone, tutto insieme. Mai pensarci questa cosa, che solo 17 donne, che ha fatto la causa e è rimasto la casa. Però siamo tutti insieme, ok? E grazie. Da 18 anni, sempre Montero cambia cooperativa alla cooperativa. Loro fanno il patto per tutti. Solo questo anno che loro hanno lasciato 17 persone come noi, hanno lasciato noi fuori perché noi abbiamo fatto causa di 30 minuti il nostro diritto. Anche noi abbiamo fatto sciopero di 8 marzo per il nostro diritto, come io sto dicendo. Quindi noi volevamo il nostro lavoro. Noi volevamo entrare in lavoro perché c'è alcuni che noi ce l'hai i bambini, io ce l'hai come io, ce l'hai tre bambini, anche là c'è la mia famiglia di prendi cura di loro, alcuni ce l'hai cinque, alcuni ce l'hai tante famiglie, quindi loro devono fare entrare il lavoro, mitigare da causa. C'è alcuni dentro che loro devono fare causa perché siamo tutti insieme. Quindi se noi 17, noi tirare la nostra causa, c'è alcuni dentro che loro devono fare l'altra causa, quindi se loro non vogliono niente la causa, loro devono fare noi entrare così tranquillamente, così si fa tutto il lavoro tranquillo anche, noi, perché noi lavoro ogni 6 giorni, 2 giorni di riposo, alcuni vengono anche 7 giorni, 1 giorno di riposo, ma sì, io faccio tanti lavoro così che loro non pagano 30 minuti, ma 30 minuti per 5 anni, o 18 anni, anche voi tutti deve contare quanti soldi che loro hanno messo nella loro tasca.